Oggi sono stato in un caseificio in Trentino a conoscere Alessio, che lavora nella produzione del grana padano, per scoprire qual è l'ingrediente segreto: la passione. Sono Alessio, ho 20 anni e lavoro nella produzione del grana padano. Io qua ho iniziato per pura casualità. È stata una mia scelta rispetto a quello che ho studiato, che non mi ci vedevo, quindi ho deciso di farlo, mi sono messo in gioco. I primi mesi è stata dura perché è un lavoro difficile, però con impegno, determinazione sono andato avanti e vedo un futuro qua dentro. Una mia giornata tipo inizia alle 3:40 del mattino. Mi occupo del tirare su la cagliata dal fondo della caldaia, tagliarla a metà e portarla nel retro, dove poi vengono cambiate le tele in lino e messe le fasce marchianti. E lavorare per grana padano è importante, cioè ci metti la faccia proprio, ci metti le mani dentro. Quindi devi fare sempre attenzione che devi portare un prodotto conforme e ottimale per essere venduto. Ciao Alessio. Ciao Matt. Abbiamo appena finito la fase di cottura, ora entriamo in una fase importantissima, giusto? Sì, sì, molto importante. Cosa avviene alla nostra forma? Adesso viene cambiata la tela, che fa sgorgare e okay, prende tutto il siero che è rimasto dalla cottura, ovviamente. Vedo una cosa bellissima. Ah, questa è una fascia marchiante. Ok. Con tutti i loghi identificativi del grana padano, la provincia di produzione, mese e anno e il codice del caseificio. Mi fai vedere come si applica? Oh, ascolta Alessio, mi è venuta un'idea. Ce la firmiamo questa forma insieme? Ma sì, dai. Dai, guarda, firmo prima io, dopo tu. Qui adesso ci troviamo nel magazzino di stagionatura. Cioè, qua le forme devono rimanere almeno 9 mesi per diventare grana padano, giusto? Sì, sì, giusto, per un minimo di 9 mesi. E qui adesso stiamo vedendo le mie prime forme di grana padano. Quindi deve essere anche una gran bella soddisfazione. Una bella grande. Allora Matt, questo è il panino col grana padano. Siete stati bravissimi, oggi standoti vicino ho capito perché è così buono il grana padano. Un sacco di passione di tutte le persone che creano un prodotto così fantastico. Allora direi, basta chiacchiere e iniziamo a mangiare. Assolutamente, buon appetito. Grazie.